Che cosa? Qui è arrivato! Chi è arrivato? L'ispettore carcerario, che ha angoscitudine, una piccola irregolarità e rischiamo che ci faccia chiudere il penitenziario. Deve essere tutto impeccabile. Presto, mettiamo in ordine le celle. Il cortile deve essere uno specchio. Chiuderà il penitenziario? Oh, oh, ma è fantastico! Se chiudono questo posto ci faranno uscire e una volta fuori evaderemo! Dobbiamo fare in modo che l'ispezione sia un disastro! Oh, hanno cambiato le decorazioni! Non male, ma si potrebbe fare di meglio! Cosa? Ispezione carceraria, signori! Devo visitare il fabbricato! Mamma Dalton! Ma questo non è possibile! Deve esserci un'erroritudine! E questa sarebbe la mia tessera dell'autobus, secondo lei? Mamma! Tesorino! Ah, non è possibile! Non può essere lei l'ispettore carcerario! Non mamma! Non una Dalton! In ogni caso, il piano resta quello! La sua visita sarà un incubo atroce! Ah, che buongiorno, figlioli! Buongiorno, mamma! Il nostro è un penitenziario modello. Pensi, ci sono banditi che commettono crimini appositamente per venire ospitati nella nostra struttura. Siamo stati sconfitti, Joe. Peabody ha ripulito perfettamente questo posto. Bene, allora vado a pulire la nostra cella. Mamma ne sarà entusiasta. Imbecille, non hai capito un accidente? Non dobbiamo pulire, dobbiamo sporcare. Davvero? E perché? È il nostro piano, immane idiota. Va bene, non importa. Ci pensiamo noi a sistemare. Tu vai da mamma, penso che ti stia chiamando. Davvero? Mamma! Arrivo! Aspettate! Il letto è sfatto! Ecco! Molto bravo, Everell, perfetto! Ma che idiota, ma che gigantesca imbecille! Ecco, come ricompensa c'è un regalino per te! Oh, il mio portatovaglioli e la mia copertina, che bello! Grazie, mamma! Vogliamo proseguire la visita? Mamma è la solita distratta! Sei una rovina! La pagherai cara, razza di invertebrato! Che roba è? Mamma li ha dimenticati, erano nel suo regalo! Oh, era un trucco allora! Oh, che donna straordinaria! Cambio di piano, l'ispezione deve andare liscia e appena fa buio, con questi attrezzi uscire da qui sarà un gioco da ragazzi! E anch'io voglio aggiungere il mio tocco speciale all'opera, il tocco Rantanplan. Vogliamo continuare la nostra ispezione? Oh, oh. Oh, 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 oh. Peccato, la visita è finita, Joe. Mamma se ne sta per andare. Non agitarti, la rivedrai prima di quello che credi. Fuori da qui. Beh, eccoci qua. Bene, 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 è finita. Devo dire che i suoi ragazzi sono stati bravi. Sa come sono i giovani, si comportano sempre meglio quando sono fuori casa. Direi che è andato tutto bene. Con un po' di fortuna otterremo una terza palla al piede nel catalogo penitenziari di Charm. Ispettore carcerario, sono qui per una visita alla vostra struttura, ecco qua. Ma senz'altro, entri pure. Si accomodi. Guardie! Mettete subito questo impostore in isolamento! È un trucchetto di una vecchitudine imbarazzante. Ti fingi ispettore e fai scappare i tuoi compari. E se fosse mamma Dalton l'imbrogliona? Mi sembra più logico, no? Perché mai dovrebbe farlo? Non ha mica aiutato i suoi figli ad evadere. Gli ha semplicemente dato qualche regalo. I regali! Mamma! Alla
buon'ora! Vi sto aspettando da un secolo! Riportateli qua! Vi ha pizzicato! Arrendetevi! Mai! Non è il perno della carrozza, vero? Io ti faccio a polpette! Idiota! Oh, avrei dovuto immaginarlo, una Dalton che rappresenta la legge? Impossibile! Ma alla fine è andata bene! Non vedremo altri ispettori per un bel po'! Ah, l'ispettore! Buongiorno! Spero che abbia apprezzato il mio scherzetto, signor ispettore! E come? E lei apprezzerà la mia relazione, vedrà! Catastrofitudine! Mi toglieranno due palle al piede nel catalogo penitenziario di Charm. A me ne basta una di palla al piede e mi avanza. Dico bene? Ecco qua! Questo sì che è uno stile rent and play! Avere un piano o non avere un piano? Questo è il problema. Ai! Oh. Ehi, pollo gigante, va a ruspare altrove! Lasciatelo a me, quel pollo gigante, ne faccio polpette! Non è un pollo gigante, Joe, ma uno struzzo! Il signor Hakuna Matata è venuto dall'Africa, è un boscimano! Ha un problema alla lingua o che altro? I boscimani si esprimono schioccando la lingua. Il signor Matata è un esperto di struzzi ed è venuto ad aiutarci ad allevarli per ripiazzare la carne di bisonte. Un esperto di struzzi? Ossia, uno struzzologo! Ci servono dei volontari. Installeremo un allevamento all'esterno. All'esterno, ha detto? Mi offro io. Oh là là, ci sono i grandi capi di Stato! Serve molta diplomazia! Chi resisterà più di 5 secondi diventerà assistente del signor Matata! Oh? Andrà liscia come il velluto! Forza vai, polletto! Scommetto 10 a 1 su giù! Joe eliminato! Mi sbaglio, questo gallinaccio ce l'ha con me. Forse ce l'hanno tutti con me. Dieci a uno su Crazy Jim! Scommetto 15 a 1 su Jack Dalton! Polverizzate il record! Ci siamo! È finita! Ho vinto!
Muoviamovi! Troy Dalton sono inseparabili, vero ragazzi? È sicuro che saranno in grado i Dalton? Le lasciamo rantanplane in caso? Meno male che ci siamo tenuti le lime che ci ha mandato mamma. Questo è il piano. Rubiamo 4 struzzi stanotte e domani siamo a Olgalch. E non ci riacchiappano più. E Matata? Non c'è problema. Oh, bella mira! E adesso come facciamo a uscire da qui, secondo te? Io però ve l'avevo detto che serviva il piano B! E questo è il piano B! Oh! Joe, tutto bene? Perfetto! Forza, sbrighiamoci! Grande capo va a fare una passeggiata, l'accompagno! Oh, il mal di mare! Appena arriviamo, ce li pappiamo! Se avessi saputo che c'era da fare footing! Joe, e adesso come facciamo? Beh, perché? Dov'è il problema? Non sarà per niente facile saltare, eh? Infatti non saltiamo il burrone, lo sorvoliamo! Ha le piume, il becco, le ali. Questo pollo è un uccello! Perché non mi vuoi bene, brutta bestiaccia, eh? Basta che lo domandi a Matata! Ma che vuole questo? Forza, prendiamo lo slancio e vogliamo dritti fino a Olgalch! Addio, Matata! Grazie per i polli! Avevi ragione, Joe! Stiamo volando! Grazie di avermi riportato i Dalton. Ci teniamo il bisonte. Lo struzzo è troppo moderno. Anche a lei, signor Matata? Hai visto, Joe? Li facciamo bene, gli struzzi! Sta zitto o fai una brutta fine. Guarda, Joe! Ho iniziato una collezione di autografi dei banditi più famosi del West! È una buona idea! Il bandito più famoso del West sono io! Fammi vedere! Wow! Grazie! C'è solo una N in Dalton! Ah, signor James Est, che onoritudine ricevere il leggendario cacciatore di taglie dell'agenzia Pinkerton. Cerca informazioni su Butch Cassidy. Dubito che uno solo dei miei detenuti sappia chi sia. Noi sappiamo dove si nasconde. Lo conosciamo, Butch Cassidy, Joe? Dove? È troppo complicato da spiegare, ma possiamo accompagnarcela noi. Ah, forse potrebbe aggiungere qualche altra mazzetta di dollari per i fratelli Dalton, signor Est. Sento odore di salsiccia alla griglia qui. Altri 500 e porto via anche il cane. Mi domando dove ci sistemeremo per fare questo delizioso barbecue. Ehi, signore! Non erano questi i patti! Come facciamo a guidarla così legati? Nord, sud, est, ovest... Sud! Se questo balordo crede di trascinarci così in eterno, prende un grosso granchio! Ah!
geniale la rete! Che ne dici, Joe? Almeno non dobbiamo più camminare! Filiamo! Dov'è che vediamo Butch Cassidy, Joe? Così ci farai scoprire! A che ci fa Bippo e le ossa? Nord, sud, est, ovest! Non te lo dico! Ovest! Roba da matti, delle salsicce che parlano! Voi non vi muovete! Quell'imbecille crede che ce ne stiamo buoni ad aspettare! Rubiamo i cavalli e tagliamo la corda! Nord, sud, est, ovest! Tacci dai fucili! Nord, sud, est, ovest! Nord! Cassidy si trova a nord! Eccoli, li ho ritrovati! Finalmente si va a tavola! C'ero quasi riuscito! Rantanplan non può fallire! Scusi, signor Cassidy, le andrebbe di farmi l'autografo? Sono un suo grandissimo ammiratore! Un'idea, ragazzi! Se ci dondoliamo, forse riusciamo ad arrivare a quella sporgenza. Ok! Mancato ancora! Dovremmo fare un duello da uomo a uomo senza diavolerie, sempre se sei in grado. Ma certo! Ah, proprio quello che ci serviva per andarcene da qui. Basta trovare la diavoleria giusta. Wow, altre salsicce! Presto, presto! E questo bottone a cosa serve? Mi spieghi come hai fatto a trovarmi? I Dalton. I Dalton? Me la pagheranno cara! Everell, sei un genio! Quell'imbecille non si è nemmeno accorto di noi! Ho un conto da regolare con i Dalton. Pausa? Pausa. Al penitenziario. Signor Cassidy! È il mio autografo! Prendimi, se ci riesci! Ah, ecco i Dalton! Ma dov'è James Hest? E Butch Cassidy l'ha trovato? Oh, sì! L'ha trovato grazie a noi, signor Peabody! Ma non mi ha fatto l'autografo! I ladri non sanno più cos'è l'onore! È fantastico il barbecue! E che bella atmosfera! Patatine fritte! Patatine fritte! Patatine fritte! Patatine fritte! È giusto fare ginnastica! Fa bene alla salute! Un, due, un, due! Respira! Se non ci date le patatine, facciamo lo sciopero della fame! Ma soltanto tra i pasti! Patatine fritte!
Basta! Spacchiamo tutto! Forza! Venite con me! Giammai! Non permetterò neanche a una patatina fritta di varcare la soglia del mio penitenziario! Ma perché? Tutti gli altri penitenziari le hanno! Perché? Perché? Io ho paura delle patatine! Paura delle patatine? Ma com'è possibile? Ero ancora un lattante. A quell'epoca adoravo talmente tanto le patatine che mia madre me le metteva nel biberon. Un giorno fu mio padre a prepararmelo, ma tagliò le patatine troppo grosse e rischiai di soffocare. E da quel giorno ho paura delle patatine fritte! Lei è il primo caso di frittofobia che mi capita nella mia professione! Fritto che? Frittofobia! Ha paura delle patatine fritte, per capirci! Non vedo in che modo potrebbero farci evadere, Joe! Rifletti per una volta! Se lo minacciamo con le patatine, farà tutto ciò che vogliamo, come aprirci il portone, ad esempio! Quanto alla materia prima, vero Falco sarà contento di darci una mano! Patatine, si scrive con una o con due nuvolette? 100 litri d'olio, 50 kg di patate, sale, maionese. Perfetto! C'è una consegna per i Dalton! E non le sprecate! Sono le ultime patate che mi restano! E adesso, al lavoro! Patatine! C'è odore di patatine! Allarme! Allarme! Trovatemi immediatamente chi fa le patatine fritte nel mio penitenziario! Ho paura delle patatine! Che odore di patatine! È qui la friggitoria clandestina? No, mamma, non è un ristorante! Beh, come vuoi. Vado a fare la spia a Peabody, allora. Beh, se non si può più nemmeno scherzare, prego! Oh. Adesso basta! Smettetela! Non ne serviamo più! Ti ho beccato, Joe! Questo è spaccio di patatine fritte! Ti sbatto in cella d'isolamento! Certo che in cambio di 6 cartocci possiamo sempre chiudere un occhio! Non abbiamo trovato niente, direttore, eh? Neanche l'ombra di una patatina fritta! Ma che strano! Eppure avrei giurato che... Non mi mentireste mai, neanche per sbaglitudine? Ah, no, direttore! Onestitudine e sinceritudine! Come dice sempre lei! Ah, non è rimasta neanche una ed erano le ultime patate di vero Falco! Ah, siamo fritti! No, ho trovato! Pete, Emmett, dobbiamo curare il signor Peabody! Soffre di frittofobia! Da che sei vestito? Beh, da tubetto di maionese. Imbecille. Bene, vi ricordate che dovete dire? Forza, convinti, eh? Peabody! E voi chi siete? Siamo il tuo incubo frittesco! Che volete da me? Vogliamo uscire dalla grande friggitrice! La grande friggitrice? Sì, insomma, dal penitenziario, no? È una metafora! Facci uscire e non ti faremo alcun male, altrimenti... D'accordo, d'accordo, vengo ad aprire! Non è un po' azzardato mascherarsi da patatine fritte, visto che il direttore ha una paura nera? Al contrario, perché quando lo stringeremo tra le braccia gli faremo capire che le patatine sono sue amiche! Siamo noi, Melvin! Liscio come l'olio! E adesso andate via e non tornate mai più! No, le patatine si riproducono! Siamo noi, Melvin! Le tue amiche patatine! E queste chi sono? Vedo patatine fritte ovunque, la follitudine mi attanaglia!
signor Peabody, noi siamo sue amiche! Ah, dove mi trovo? Ah, è lei, signorina Betty, ma che ci fa mascherata da patatina fritta e carnevale? E loro? Siamo patatine zombie e adesso ti divoriamo se non ti decidi a farci uscire! Risbattete subito questi rimbambiti in cella! Mai! Siamo patatine libere! Ma che fate? Fermateli! Oh, bravi! La passeggiata digestiva è ottima per eliminare i grassi nocivi per la salute! Alla fine ho trovato altre patate. Grazie, vero Falco. Lei consegna sempre al momento giusto. Beh, allora, Joe, come va? Come va? Va che siamo fritti. E mi raccomando, mangiate sempre 5 frutti e molta verdura ogni giorno. Perfetto, se n'è andato. La faccia che farà il direttore quando vedrà che siamo evasi. Lascia, brutta capra! Ehi, Jack, ha le corna grosse e la capra... Hai le riette! Questo lo conosco, è un toro! Allora, bel giovanotto, sei caduto dal letto? Buongiorno, signora! Fratelli Dalton, siete circondati! Il problema dei barboncini è che hanno tantissimo pelo! Cari detenuti, nel quadro di uno stage di reinserimento vi faremo seguire un corso di agricoltura diretto dalla signorina Felicity Jane! Oh. Allora, ragazzi, la cosa vi interessa? Sì! Quanta voglia di apprendere! Con questa confusione vediamo che è una bellezza, forza! Hop! Per cominciare, la tosatura delle pecore. Bisogna sfiorare appena la pelle, dolcemente, senza fretta, con destrezza. Capito, ragazzi? Allora, a chi tocca? Non c'è nessuno che controlla, è il momento! Ah, i chihuahua sono ancora peggio, più magri sono, più abbaiano! Forza, andiamo! Allora, venite o no? Adesso tagliamo! Giocherelloni questi San Bernardo! È finito, pacioccone! Se n'è andata quella brutta e grossa ape! Forza, è l'ora del bagnetto! È robusto il pacioccone! Mi è venuta un'idea! Che cosa devo fare, Joe? Lo attiri come si fa alla corrida, si avventa su di te, lo schivi e lui sfonda la porta. Chiaro? Che cos'è la corrida?
Agita la muleta! Olè! Chiuderemo il nostro stage con un'iniziazione a rodeo! Hi-ha! Con Brutus. Dovrete resistere almeno 8 secondi in groppa al toro. E chi di voi ci resterà più a lungo avrà diritto a un bel bacio. Oh, che noia la campagna! Ehi, nanetto, qui ci siamo noi, smamma! No, non ci credo. Strano, sento puzza d'evasione. Sì, ragazzi, questa sera ceniamo fuori. Primo concorrente, è partito! Il prossimo concorrente! No! Tocca al prossimo concorrente, facciamogli un bel applauso! Che intesa con la bestia! A noi la chiave per i campi! Incredibile! Un minuto e mezzo, ecco il nostro grande vincitore! Ih-ha! Ah, sì, e ora tutti rientrino in cella! Un minuto! Ih-ha! Dopo di voi, gentili signori! Che c'è? Oh, quanto mi sei mancato, amoruccio!